La robotica corre in fretta. Al recente salone parigino InnoRobo, i cobots, cioè i robot collaborativi, cercano di dimostrare che possono davvero dare una mano. Xavier è autonomamente in grado di piazzare questi dischi di plastica al loro posto. Questo cobot è progettato per collaborare con sistemi tipo catena di montaggio, nel settore automazione, ed è in grado di adattarsi ai compiti automaticamente, grazie a un sistema di sensori. Penso a un futuro che sarà quello dei cobots sempre più efficienti, facili da programmare. L'idea è di non avere un solo robot in un unico luogo per molti mesi, ma di disporre di un robot che può fare molte cose in un solo giorno. I robot possono anche assistere gli esseri umani in compiti faticosi. A Parigi, RB3D ha sviluppato questo esoscheletro industriale, denominato ExoPush. Grazie a cablaggi e sensori manuali è stato progettato per dare agli operai maggiore vigore in determinati compiti. Può moltiplicare per 10 la forza muscolare. Un operaio può dover spostare anche 35 tonnellate al giorno, pesantissimo. Quindi con questa macchina moltiplichiamo la forza per 10. Così il corpo percepirà solo il peso di 3,5 tonnellate, che è ragionevole. Alla fine della giornata sarà meno stanco, avendo lavorato molto di più. Quest'altro prototipo è stato pensato per aiutare i disabili. Questo braccio robotizzato si chiama Yako Tre Dita. È stato creato da una società canadese per aiutare chi si muove su sedie a rotelle e non vuole avere bisogno di un accompagnatore. Le tre dita dispongono di cuscinetti gommati a forte presa che afferrano facilmente gli oggetti. La loro portata è di 70 cm e possono eseguire una combinazione di 16 diversi movimenti. Immaginate di stare su una carrozzina elettrica potendo solo muovere le braccia e poi, di colpo, un braccio ti ridona autonomia facendoti mangiare e bere da solo. E non hai più bisogno dell'accompagnatore. Grillbo è invece il primo robottino che pulisce automaticamente la griglia del barbecue. Grazie a spazzole di nylon, Grillbo è un dispositivo completamente automatico che viene azionato da un'unità centrale che ne controlla il movimento. Ne sarebbero già stati messi in commercio 80.000 pezzi. Sentiamo il suo ideatore. Stavano per arrivare gli amici, in generale ho il grill sempre pronto, ma avevo rotto la spazzola con la quale pulisco la griglia. Così, invece di comprare una nuova spazzola, sono andato in garage, ho preso il trapano, vi ho applicato una spazzola e ho iniziato a pulire la griglia. Così mi sono detto, perché non è possibile standardizzare questa procedura anche su una griglia calda? Gli esperti avvertono intanto che l'aumento dei robot porterà ad una perdita netta di oltre 5 milioni di posti di lavoro nelle principali 15 economie del pianeta entro il 2020.